Padre Hernandez, qual è il filo che unisce le pietre vive con questo Vangelo dell'arte? C'è qualcosa in comune tra i due percorsi, tra le due esperienze? Sì, sono due tentativi di fare esperienza dell'arte come esperienza spirituale. Pietre Vive sono gruppi di volontari, di ragazzi ormai presenti in una trentina di città d'Italia e anche di altre città d'Europa, che di solito di sabato pomeriggio accolgono i turisti e chi entra per caso in una chiesa, in genere stanno nelle chiese più frequentate della propria città, e accolgono questi turisti e li invitano non a sentire delle spiegazioni, come spesso si sente, no, di molto tecniche, di date fredde, e neanche una vera e propria visita turistica, diciamo, ma fare un'esperienza spirituale con l'arte, perché tutte e due le esperienze, sia questo percorso qua a Versa che le Pietre Vive a livello internazionale, hanno capito che l'arte è una preghiera resa visibile. Un'opera d'arte cristiana è una confessione spirituale dell'artista o della comunità che ha prodotto quest'opera. Ed è in realtà coprire di opere d'arte le nostre chiese. È un po' come fare dei disegni o delle rappresentazioni dell'esperienza spirituale che la comunità fa, no? L'autoritratto spirituale della comunità, questo è l'arte delle nostre chiese. Allora, tutte e due queste iniziative cercano di rivelare questo senso profondo dell'arte cristiana. Questa sera siamo partiti con una lettura della Natività di Pietro da Cortona. È una scelta ideale per avviare questo percorso oppure una scelta suggerita semplicemente dal fatto che il Natale è alle porte? Direi che è una scelta ideale, perché forse l'episodio della Natività, fra tutti gli episodi della storia sacra e della storia dei Vangeli, è quella che ha toccato di più l'immaginario popolare in tutte le nostre popolazioni. Non a caso i presepi, non a caso le feste, la festività che si è sviluppata nei secoli intorno alla data del Natale. E allora è veramente la festa che tocca i sensi e tocca i cuori, no? Ma anche che tocca l'aspetto anche gastronomico, l'aspetto che ci si raduna in famiglia, l'aspetto musicale, quanti canti di Natale, dunque tutta l'esplosione culturale umana che c'è stato intorno al Natale mostra quanto questo episodio della storia di Gesù, della storia sacra, è forse fra gli episodi che di più sono da gustare interiormente, si potrebbe dire. Credo che la bellezza sia l'espressione massima della gratuità, perché la bellezza è inutile di per sé, no? Al tempo stesso è affascinante, proprio perché la gratuità è ciò che c'è di più affascinante, perché sfugge ai nostri criteri di tornaconto, di utilitarismo, di interesse, no? Allora, nel fondo è ciò che il nostro cuore cerca, questo il fondo del nostro cuore, no? Una parte, il primo sostrato del nostro cuore invece magari cerca la gratificazione, cerca l'interesse, ma se andiamo al fondo di noi stessi siamo affascinati da ciò che è veramente gratuito, e allora la bellezza ne è come la prima esperienza, la prima espressione di questa gratuità, e perciò l'arte e gli artisti sono capaci di regalare questa esperienza di gratuità. Don Massimo, spieghiamo come si articolerà questo percorso che è iniziato stasera, il Vangelo dell'arte. Come Forania di Aversa pensavamo un modo come arrivare a dialogare con le varie realtà presenti nella nostra città e come anche valorizzare la ricchezza che abbiamo come chiesa, e quindi veniva fuori questa idea di partire dalle opere d'arte che abbiamo, e lasciandoci aiutare da chi ha competenze in merito, e poter così riflettere sul nostro vissuto di fede e con quella ricchezza che la Chiesa ci offre. Questo per entrare in dialogo con tutte le realtà, soprattutto l'intento in modo particolare è quello di arrivare alle realtà più giovanili. Almeno avremo altre due tappe, in Quaresima e poi nel tempo pasquale. E soprattutto poi vorremmo nel tempo di Quaresima anche avere un momento di dialogo con i ragazzi delle scuole, soprattutto le scuole che vivono in modo più diretto il loro studio partendo dall'arte. Questa iniziativa, il Vangelo dell'arte,
Così come è stato ricordato all'inizio dell'incontro di questa sera, guidata in tre tappe da padre Jean-Paul Hernandez, gesuita, che ormai da 10 anni vive il percorso di Pietre Vive, diffuso ormai in più di 30 città europee. Ultimamente è stato impegnato in virtù anche di questo percorso attivato per il Sinodo dei Giovani, è stato pensato proprio per poter dare valore, a quella che è la nostra tradizione, aversana. Aversa è denominata la città delle 100 chiese. Abbiamo un liceo artistico, sono di parte, insegno al liceo artistico, abbiamo la facoltà di architettura e di ingegneria. Allora volevamo, come Forania di Aversa, coinvolgere anche queste realtà, tutta la ricchezza che ci portiamo come patrimonio artistico, ma anche della tradizione, della nostra fede, in una lettura, spirituale per quelli che sono i momenti forti della vita della Chiesa. Non sono opere d'arte, che parlano, hanno parlato al passato e quindi bisogna rispolverarne, la gloria e il messaggio, ma opere che in quella tradizione che accompagna la Chiesa e costituisce la Chiesa possono parlare anche oggi, così come abbiamo già vissuto nell'incontro di stasera con la Natività. Eccellenza, il gruppo delle Pietre Vive, nato dall'intuizione di Padre Hernandez, intende annunciare la bellezza attraverso la bellezza, ovvero l'amore gratuito che è Dio attraverso la spiegazione dell'arte. Il percorso avviato questa sera ad Aversa si prefigge lo stesso scopo? Certamente, poter imparare a fermarsi, come diceva padre Hernandez, davanti ad ogni espressione dell'arte e dell'arte religiosa in particolare, dell'arte che popola le nostre chiese, che rende le nostre chiese belle, belle non perché esteticamente armoniche, anche questo certamente, ma belle soprattutto perché esprimono questa direttrice, come diceva lui, di luce che dall'alto viene verso la terra, illumina la realtà del nostro vivere quotidiano. Ecco, questo è ciò che vogliamo riscoprire. Le pietre che la mano dell'uomo ha lavorato, le tele su cui la mano dell'uomo ha steso colori, ha dipinto, sono sicuramente l'espressione di una tensione, di un desiderio della persona umana di aprirsi all'alto e di rispondere, meglio ancora, alla voce che viene dall'alto. E allora questo non può che essere il percorso che ordinariamente come vita di chiesa vogliamo fare e che facciamo con questo strumento in particolare.